Allora, sono stato male. È stata una di quelle serate in cui sono stato veramente male, cioè da soffrire, di quelle partite da soffrire. Se avete sofferto insieme a me su Twitch o se avete sofferto anche voi guardando questa partita, un mi piace a questo video e passate qui sotto in descrizione e scaricatevi OneFootball, va. Fate sta robina qua, aiutatemi ad andare avanti. Su OneFootball leggeremo i post partita, leggeremo le preparazioni a Genoa e Inter, prossime partite di Coppa Italia Serie A e anche in chiave calciomercato qualcosina che potrebbe muoversi perché questa sera, ragazzi, Locatelli, il signor buon Locatelli che fa le cose per bene, ci ha dimostrato che è un certo tipo di giocatore e che ci farebbe sicuramente comodo, dato che è veramente, sembrava un gigante all'interno del centrocampo, sembrava giocasse solo lui. È un bel nome, speriamo che ci possano essere delle novità e degli aggiornamenti proprio per questo calciatore come ingresso già a gennaio, perché ne abbiamo bisogno già a gennaio. Cosa dirvi di questa partita? Non sono soddisfatto, non sono contento, non posso essere contento di quello che ho visto. L'ennesimo passo indietro rispetto a dei passi avanti che si erano visti nelle ultime. A oggi però devo dirvi che sono contento di una cosa. C'è una cosa che mi fa veramente felice, mi rende veramente contento. E cioè, che nonostante una brutta prestazione, una brutta Juve, non è eccezionale quello che abbiamo visto, abbiamo vinto. Abbiamo vinto e abbiamo fatto tre di fila. Abbiamo vinto e abbiamo fatto tre di fila. Una cosa che ci serve assolutamente, la continuità. Esattamente quello che vi dicevo qualche tempo fa. Preferiamo giocare bene o fare risultato. Oggi abbiamo giocato male e abbiamo fatto risultato. Io sono contento. Se oggi avessimo giocato benissimo, avessimo pareggiato, avessimo addirittura perso, non ne sarei stato soddisfatto. Oggi invece finisco la partita dicendo: ho visto delle cose brutte, tante cose brutte, più cose brutte che cose belle, anche a livello di mentalità, di approccio della partita, ma mi porto a casa i 3 punti e la classifica mi sorride perché mi porto a meno 1 dalla Roma, mi porto a giocarmi lo scontro diretto con l'Inter che vale veramente tantissimo, ho una partita da recuperare anche con il Napoli, ora ci concentriamo per la Coppa Italia, ma il campionato adesso lo possiamo vedere da un certo punto di vista, cosa che fino a poco tempo fa non potevamo vedere bene, invece adesso possiamo vedere bene. Ecco, di questo sono veramente contento, sono soddisfatto ed è una roba da sottolineare perché le grandi squadre non possono vincere sempre le partite soltanto meritando, ma devono vincere anche le partite sporche. Questa è stata una partita sporca. Pensare che a Torino il Sassuolo con un uomo in meno, eccola qua la classifica, Juventus 33, Roma 34, Inter 37, Milan 40, noi una da recuperare e Atalanta 31. E Napoli 31. A Torino, il Sassuolo con un uomo in meno, con l'arrivo avanti di un gol, inizia a giocare a calcio, ci gioca calcio in faccia e siamo noi a dover inseguire, sembriamo noi un uomo in meno. Dire che c'è ancora molto da sistemare, c'è tantissimo da sistemare, tantissimo da mettere a posto. Poi stasera non è andata bene nemmeno con Cristiano, perché a parte il gol del 3-1 nel finale, Cristiano non ha fatto una bella partita. Lo sappiamo, dobbiamo dirlo, ed è la seconda partita di fila nella quale Cristiano non sembra fare delle buone prestazioni, cosa che invece con l'Udinese aveva fatto benissimo, benissimissimo, dato che aveva fatto 2 gol e un assist per Chiesa, bellissimo. Chiesa anche stasera determinante, tra l'altro spero che stia bene. E questa cosa va sottolineata perché l'intervento che ha portato poi al rosso per Obiang del Sassuolo a fine primo tempo è killer e la caviglia di Chiesa ha subito un momento bruttissimo, pensavo non potesse nemmeno ritornare in campo. Speriamo che Chiesa stia bene, speriamo che Dybala stia bene, speriamo che McKennie stia bene, perché sono tutti giocatori che sono usciti per infortunio, sono tutti giocatori che, tranne Chiesa, che poi l'ha continuata, ma Dybala e McKennie sono giocatori che sono usciti per infortunio. Se ci aggiungiamo Cuadrado, De Ligt e Alexandro che hanno il Covid, eravamo qualche settimana fa, 10 giorni fa, all'inizio dell'anno, il 1° di gennaio, che mi ha detto: bene, li abbiamo tutti a disposizione, adesso ci divertiamo. Già adesso siamo in emergenza perché dobbiamo cercare di capire come incastrare determinati meccanismi. E lo ripeto, domenica si gioca con l'Inter, mancano 7 giorni a una delle partite sulla carta più importanti dell'anno. All'inizio del campionato abbiamo detto quella è la partita scudetto, Inter-Juventus. E in questo momento nessuna delle due è al top, nessuna delle due è al primo posto e sono due squadre che vincono anche delle partite sporche e portano a casa dei punti sporchi. L'Inter nelle ultime due ha frenato, noi siamo stati bravi e cinici, tra l'altro battendo il Milan abbiamo recuperato tantissimi punti a Inter, Milan, Roma, Napoli nelle ultime 2 giornate. Questa è la cosa più positiva che c'è, perché probabilmente senza queste due vittorie staremmo parlando di tutt'altro campionato, ma siamo indietro. Siamo molto indietro e abbiamo dei giocatori da recuperare perché non è possibile dire:
Però Bentancur anche oggi non ha giocato bene. Non è possibile dire che lì difensivamente c'è ancora qualcosa che non va. Tra Bonucci e Demiral, il gol che abbiamo subito è stata una roba oscena. Tanta roba Danilo, tantissima roba Danilo. Veramente qualcosa di allucinante. Oggi ce l'ha risolta. Parliamoci chiaro: la Juve, se non trova il gol con Danilo, di chiare occasioni da gol, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto poi Ronaldo che ha sbagliato quel gol nell'area piccola. Abbiamo fatto poi il gol di Ronaldo. Abbiamo fatto poi il gol di Ramsey. Finalmente l'ha risolta Ramsey. Sono contentissimo di questa cosa perché lo sapete, nelle ultime giornate vi dicevo che facevo fatica a considerare Ramsey impattante, cosa che invece adesso è stato. Finalmente mi è dispiaciuto un sacco vederlo entrare al posto di McKennie e poi vederlo sostituito. Io probabilmente non avrei sostituito Ramsey in quel frangente. Non so come l'abbia presa, spero che l'abbia presa bene. Sono cose non bellissime, non fantastiche. Un'altra nota non lieta della serata è il ritorno di Morata, che c'era mancato tantissimo. E guardate, torna proprio giusto giusto perché dovrebbe essersi fatto male di Dybala, spero niente di grave. Qualcuno mi diceva un serio infortunio al ginocchio prima in chat, non ho avuto modo di approfondire, quindi spero di no. Mi pare caduto col ginocchio più che altro, sembrava più una botta, anche perché comunque dopo è tornato in campo, ha giocato un pezzo di partita e poi è uscito sulle sue gambe, quindi sono tutte cose positive. Di McKennie si diceva che avesse qualcosa che non andava già da ieri e quindi il problema fosse noto. Non dovrebbe essere niente di cattivo, niente di brutto, quindi speriamo davvero che possa essere così. Mi tengo stretto il risultato. Questa è la cosa veramente che mi tengo stretta, di cui sono contento. Tutto il resto c'è da lavorare e dovranno lavorare e spero proprio che lo sappiano anche loro, ma penso che Pirlo non sia contento della prestazione di stasera, se non dalla grinta che poi è derivata dalla lezione finale. Torno a dire, sei in casa tua. In questa situazione di classifica delicata nella quale devi rincorrere, nella quale non puoi permetterti un pareggio contro il Sassuolo, con tutto il rispetto per il Sassuolo, che sicuramente è una delle squadre sorprese del campionato, con un uomo in più sopra di un gol, non dovresti nemmeno dargli la possibilità di pareggiarla con una bruttezza difensiva a metà tra Demiral e Bonucci. Secondo me è più colpa di Demiral che di Bonucci, devo essere sincero, ma voglio sapere anche la vostra opinione qui sotto nei commenti. Voglio sapere anche cosa vi aspettate in questa settimana di preparazione all'Inter. Con il Genoa in mezzo in Coppa Italia, perché comunque abbiamo già tolto da quei famosi 21 punti, vi dicevo, le 7 partite chiave e abbiamo già tolti 6. Ok? Quindi 18-15, abbiamo 15 punti da fare nelle prossime 5 partite. Lo so, sembra una roba pericolosa, una roba grossa, ma le squadre che vogliono vincere lo scudetto devono fare questi filotti. E la Juve ne ha già fatte 2, 3 consecutive, deve fare altre 5 per arrivare a marzo, a fine marzo, in una posizione veramente interessante di classifica. Ragazzi, buonanotte, ci vediamo domani con le pagelle di questo Juventus Sassuolo.